Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Federico, siamo qui oggi per il secondo episodio di Impara a Mixare. Oggi insieme andremo a vedere finalmente com'è possibile eseguire un cambio tra una canzone e un'altra. In particolare vedremo il cambio secondo me più semplice, ovvero una dissolvenza incrociata tra le tracce. Io ovviamente ho già caricato su entrambi i lettori due tracce, vi faccio sentire brevemente come partono. La prima canzone qua nel lettore di sinistra inizia come un extended mix, quindi che mi dà la possibilità di metterla a tempo con un'altra. Noi però non sfrutteremo effettivamente questo extended mix, bensì noi passeremo da questa canzone a quest'altra, la quale, a differenza di quest'altra che inizia con delle battute perfette per metterla a tempo, inizia molto semplicemente subito con il vocal della canzone. Per fare questa dissolvenza incrociata basterà guardare la struttura delle nostre tracce EDM in generale, ovvero moltissime tracce EDM hanno la prima parte che può essere la parte con delle battute di un extended mix per metterla a tempo, poi hanno una parte vocale, come in questa canzone invece parte subito, poi successivamente hanno il drop e poi ricominciano, lo fanno due volte. Alla fine del primo drop noi andremo a fare il cambio, perché più o meno in tutte le canzoni EDM, alla fine del primo drop, i volumi si abbassano e abbiamo quei 2-3 secondi di stacco prima che rincominci il ritornello. Per capirci, alla fine del primo drop, io vedo già qua sul disegno della traccia che il volume si abbassa, però il cambio con quest'altra canzone. Per far ciò sfrutteremo molto semplicemente i due volumi. Potrei utilizzare anche questi filtri passa bassi, passa alti, però visto che mi piacerebbe che questo tutorial fosse seguito non soltanto da chi possiede un mixer come questo con filtri passa bassi, passa alti, andremo semplicemente a utilizzare il volume. Quindi un mixaggio che può essere eseguito molto semplicemente anche con Virtual DJ, soltanto dal programma installato nel computer, o anche con i controller di qualsiasi marca. Per praticità andrò subito a quasi la fine del primo drop. Ecco qua, siamo alla fine del primo drop, adesso farò partire la canzone non appena finisce e poi successivamente andrò a abbassare il volume. In questo modo abbiamo tolto la prima traccia molto semplicemente abbassando il volume. Sfruttando però la fine del primo drop, il mix risulterà perfetto e avrà lo stesso effetto di averle precedentemente messe a tempo attraverso l'extended mix di questa. Noi però in questo caso abbiamo la canzone che parte subito e che quindi non ci dà la possibilità di mettere a tempo le battute. Sfruttando però appunto questa fine, abbiamo la possibilità di metterla a tempo perfettamente ugualmente. Per dimostrarvi com'è semplice questa tecnica, adesso andrò a rifare lo stesso procedimento con altre due tracce. Perfetto, in questo caso ho due tracce, una è il remix di One Kiss, quest'altro invece è un mashup con Perfect e altre canzoni. One Kiss ha il primo drop e una volta finito si abbassa appunto il volume come il 90% delle canzoni di EDM, come ho già detto prima. Questo mashup invece parte direttamente col vocal di Ed Sheeran, quindi non abbiamo appunto la possibilità di metterla a tempo con delle battute come prima. Quindi noi adesso facciamo partire questa canzone, ci spostiamo nel punto dove vogliamo fare il cambio. Perfetto, in questo momento sta suonando la fine del drop di One Kiss, noi ci prepariamo a far partire Perfect e abbassare il volume subito dopo di One Kiss. Anche in questo caso il mix è risultato molto pulito e fidatevi che chi vi ascolta sarà sicuramente sorpreso del vostro cambio, nonostante il fatto che dal punto di vista tecnico potete vedere anche voi quanto è stato facile. Per questo secondo video di Impara a Mixare è tutto, noi ci vediamo alla prossima puntata dove vedremo altre nozioni sul mixaggio e sul mondo del DJ. Qui da Federico è tutto, mi raccomando se vi è piaciuto il video iscrivetevi anche per vedere le prossime puntate. Noi ci vediamo la prossima settimana con nuovi contenuti, qui da Federico è tutto, ciao!